too much. 'Cause I think that I've been falling ever since that day out in the park. And I don't know if this is love, but maybe this could... Mi è arrivata tutta la serie Sweet Paprika di Mirka Andolfo, che si è appena conclusa con il terzo volume. Questo è il primo, il secondo e il terzo. È un fumetto che parla di una diavoletta, Paprika, che ha molto successo nel suo lavoro, è proprio quasi ossessionata dal voler diventare, insomma, qualcuno nel suo settore, tanto forse da lasciare un po' indietro la sfera invece personale. Infatti ha diverse insicurezze dovute anche alle sue relazioni passate. Non so quanto farvi vedere perché è abbastanza esplicito e, come si può capire forse dal titolo, è spicy. Non solo perché è una spezia la paprika, ma perché ci sono delle scene un po' hot. Io al momento ho letto il primo volume e devo dire che mi è piaciuto. È una storia un po' leggera, un po' che fa riflettere, sicuramente spiritosa, un po' provocatoria, sensuale, si parla di anche emancipazione femminile, delle donne sul posto di lavoro, eccetera. Quindi devo dire che mi è piaciuto questo primo numero. Sono stata invitata da Feltrinelli a un evento in libreria qua a Milano, all'apertura del Manga Mania, un mese dedicato al fumetto giapponese. E nulla, non so bene come vestirmi, perché oggi sentivo un po' freddo in casa, mi sono messa la felpa, ma chiaramente devo ancora prepararmi. Tra l'altro, già che andrò in libreria, adesso che c'è la promozione, due titoli, Feltrinelli a 9,90, voglio fare una piccola follia, lo so che non dovrei comprare libri, però due libri a 9,90€, ne prendo uno per me, uno per da regalare, dai, ci sta. Comunque, io sono in condizioni super imbarazzanti, quindi sorvoliamo. Pensavo di mettere dei pantaloni un po' eleganti, vabbè, questo si è trasformato questo video in mi preparo con voi, vabbè, vi faccio vedere un po' di idea. Voglio mettere questi pantaloni che avevo preso da Uniqlo perché sono comodissimi e semi eleganti, e ovviamente questa borsa perché è super comoda, ci sta il Kindle, ci sta tutto, la adoro, però sopra non so che cosa mettere.
Alla fine il libro che mi sono portata a casa con la promozione Feltrinelli è stato lui, Lo squalificato, che volevo leggere da un sacco di tempo, ma per un motivo o per un altro rimandavo continuamente, anche se non ho in programma di leggerlo subito, come sto cercando di fare con tutti i libri che acquisto, perché se non stanno lì a prendere polvere chissà quando li leggo, non potevo lasciarmelo scappare. L'altro libro invece che ho preso, che ho regalato, è stato Lupin, anche se ne avevo adocchiato un altro che non ho trovato in libreria. Ne ho girate due e nessuna delle due l'ho trovato, visto soltanto nel catalogo, insomma, della promozione sul sito di Feltrinelli, ed era un thriller noir che mi incuriosiva. Magari vi lascio qua la copertina se riesco a ritrovare il titolo, perché non me lo ricordo al momento, però comunque è piaciuto molto come regalo, quindi sono comunque contenta. Oggi invece mi sono arrivate due diavolerie make-up che ho voluto subito provare. La prima è l'eyeliner celestino, che con questa luce super flash spero che comunque si riesca a vedere, e la seconda un azzardo che devo testare meglio. Questi sono gli eyeliner che ho preso, che vi dicevo sono delle matite in realtà automatiche. Oltre al celestino c'è bianco, lilla, rosa, rosso e giallo. Dovrebbero essere waterproof, ma io avevo fatto gli swatches qua, l'ho passato sotto l'acqua corrente ed è venuto via tutto, quindi non mi affiderei su questa dicitura. Prima o poi li proverò tutti. E l'arnese è questo piegaciglia che si riscalda. Ebbene sì, praticamente va a pile, una volta che si accende la parte rossa pian piano sparisce, diventa trasparente, il che vuol dire che si sta appunto scaldando, e una volta che non è più colorato è pronto per essere utilizzato. E niente, va a piegare le ciglia e scaldandole dovrebbe mantenerle in posa, diciamo, più a lungo. Io sono stata una sciocca perché oggi l'ho provato così com'è, senza provare da una parte questo, dall'altra il piegaciglia normale o senza niente, quindi ancora non so se effettivamente funzioni meglio del piegaciglia normale. Senz'altro le piega, questo sì. Tra l'altro ci sono diversi tipi di piegaciglia così che si scaldano, io ne ho visti diversi su TikTok, quindi mi sono detta, visto che sono ossessionata dalle mie ciglia e visto che io le ho dritte e devo sempre usare il piegaciglia, perché non provare quest'arnese e vedere se effettivamente fa la differenza. È costato sui 9 euro se non sbaglio, quindi vedremo, lo testerò ancora meglio nei prossimi giorni. Non ci credo. Giorno ho avuto un sacco di cose da fare, mi sono un po' stancata, per questo non ho filmato granché. Innanzitutto ho aiutato mia sorella col trasloco, e anche se non ho fatto io il grosso, ho comunque sfacchinato un bel po'. In più adesso con la primavera, la situazione che si sta un po' allentando eccetera, sono tornati diversi eventi a cui ho felicemente partecipato, quindi ho incontrato persone, ho fatto tante cose e non ero abituata ad avere una vita sociale, diciamo così, intensa, quindi mi sono un po' forse stancata. Non so se capita anche a voi introversi di proprio scaricare le energie quando state molto tempo assieme a tante persone, no? Sentite magari di essere un po' più stanchi e di aver bisogno di un momento, diciamo, da soli per riprendervi. Comunque sono molto contenta perché ho fatto delle belle esperienze e spero di replicare presto. In più ho ripreso a come si dice, a ripassare, a riprendere in mano delle lingue, perché mi sono resa conto che, cavolo, sono stata veramente stupida negli anni a non investire di più il mio tempo a studiare le lingue. Ad esempio ho ripreso il francese perché l'ho studiato soltanto alle medie, ed è un peccato che io non l'abbia poi portato avanti, perché non si sa mai, potrebbe essere utile, ma anche solo per conoscenza personale secondo me vale la pena.
Infatti invidio un sacco mia sorella che ha studiato lingue, lei sa un sacco di lingue diverse e le sa bene ed è effettivamente una cosa utile. Quindi adesso sono presa anche da questo e ieri tornando in metro stavo pensando a quanto avrei dovuto sforzarmi di parlare in ungherese con mia sorella, perché mia mamma è ungherese, però con noi non ha mai parlato solo in ungherese, perché non è carino quando sei in una famiglia dove si parla più di una lingua, parlarne una escludendo parte della famiglia, perché comunque ad esempio mio babbo non sa l'ungherese e quindi non è bello, no? Non fa sentire, diciamo, inclusi, quindi abbiamo sempre solo parlato una lingua, l'italiano, tutti quanti. Però effettivamente con mia sorella forse sarebbe stato bello anche adesso cercare di allenare l'ungherese. Vabbè, mia sorella lo sa benissimo, l'ha anche studiato, a differenza mia che io non ho mai studiato l'ungherese, quindi faccio tantissimi errori e adesso non avendo più i nonni, non avendo più qualcuno con cui mi sento, che so, anche solo quella volta a settimana o ogni tanto con cui parlare o scrivere, sento di perderlo comunque. Mi dispiacerebbe un sacco, solo che appunto perché non l'ho mai studiato faccio alcuni errori comunque quando parlo e mi vergogno, mi vergogno quindi a parlare perché so di non parlarlo bene, però dovrei un po' passare oltre questa mia cosa perché ti limita tantissimo, soprattutto quando studi le lingue, perché se non ti alleni e non fai degli errori non capisci che cosa migliorare, no? Non vai avanti. E niente, a me questa cosa frena tantissimo nella vita in generale perché sono molto perfezionista e sono anche un po' permalosa. Quindi non mi piace sentire di sbagliare, non mi piace sapere di aver sbagliato. Devo superare questa cosa. E niente, quindi scusate questa piccola parentesi sulle lingue. Questo sabato vado alla merenda con Bau, uno dei tanti eventi che sono stati organizzati per il mese di Mangamania di Feltrinelli. È questa merenda organizzata da una gastronomia che io non ho mai provato, se non sbaglio è Yamamoto. E prenotandosi praticamente ci sarà una bento box per i partecipanti. Purtroppo i posti sono finiti subito, subitissimo, quindi io vi avevo segnalato su Instagram l'evento. Tra l'altro, se ancora non mi seguite su Instagram potrebbe essere utile non soltanto perché appunto a volte vi segnalo questi eventi, ma perché se siete dei fan di Taki sapete che lì ci sono i contenuti migliori su Taki. Comunque, sto scherzando. Io non vedo l'ora di partecipare a questa merenda. Tra l'altro, si parlerà della taverna di mezzanotte, di Aroabe e nulla. Sono troppo felice di tutti questi vari eventi. Mentre al Salone del Libro ancora non so se riuscirò ad andare. Nel caso, cercherò di tenervi aggiornati. So che qua, non sto pubblicando, con molta costanza i video, ma preferisco pochi ma super buoni. Mi sto cercando di impegnarmi a curare meglio i vari video che faccio, quindi quando pubblico qualcosa voglio che sia super super super, anche se non sarà mai così perché sono un'eterna perfezionista, quindi vedo sempre quella cosa che non funziona, però preferisco continuare così e per quello vi dico su Instagram ci sentiamo tutti i giorni, quindi se dovesse mai qualcuno sentire la mancanza di Taki lo trovate tutti i giorni su Civis The Way su Instagram, vabbè. Detto questo, io vi saluto e spero di cuore di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi dato magari qualche spunto carino anche con questo vlog e ci vediamo prestissimo. Ciao!